Nina Morik e Luigi Mario Favoloso sono stati ospiti di Barbara D'Urso domenica live per commentare l'arresto di Fabrizio Corona. La modella croata e il suo ex marito non hanno trovato un punto di incontro quando lui è uscito dal carcere. Hanno smesso di farsi la guerra in pubblico, ma non si sono mai davvero perdonati. Quando Corona è stato arrestato, Nina ha scritto un post ironico su Facebook proprio riferito al suo ex. Ciao Fabrizio, insegna agli angeli a versare l'IVA quando ne hanno voglia, ha scritto la modella mo' di soddisfazione postuma. Nei giorni successivi, il fidanzato è stato ospite della D'Urso, dove ha dichiarato che i soldi ritrovati nel controsoffitto della casa di Francesca Persi non sarebbero stati guadagnati solo negli ultimi 10 mesi e, presumibilmente, non solo attraverso il suo lavoro. Oggi i due si spiegano meglio. La prima a parlare è stata proprio la Morik. Voglio precisare intanto che l'indagine che l'ha portato di nuovo in carcere non è partita dalle mie denunce. Quando ho saputo della bomba carta fatta esplodere fuori casa sua, ho segnalato l'accaduto alla polizia perché avevo paura per Carlos. Volevo che mio figlio fosse tutelato. Nina aggiunge che il suo ex le avrebbe rubato dei soldi in passato e racconta di averlo denunciato. La casa è intestata a Francesca Persi, l'abbiamo comprata insieme quando eravamo sposati. Ho vissuto pochissimo in quella casa perché ci siamo separati e io l'ho persa. Non parlo della casa in cui sono stati trovati i soldi, ma di un altro appartamento intestato a lei. Fabrizio mi ha fregato tanti soldi, sai quante denunce ho fatto? Non è mai accaduto nulla perché lui risulta essere nullatenente. Nina si è dovuta interrompere più volte nel corso del talk a causa degli interventi degli ospiti presenti. Nel salotto della D'Urso c'era anche Maurizio Sorge, fotografo amico di Corona, che ha accusato la sua ex di non sapere bene di che cosa stesse parlando. La Morica ha chiesto immediatamente di non parlare con lui. A te non ho nulla da dire e non voglio che continui a rivolgermi la parola. Hai fatto cose immorali insieme a Corona e ho già detto troppo. Favoloso, compagno della modella, ha fatto un passo indietro rispetto alle dichiarazioni rese qualche giorno fa quando si sarebbe spiegato male. Siamo venuti in TV perché volevamo rispondere a quanto aveva detto l'avvocato Chiesa a proposito delle indagini partite da una denuncia legata alla bomba carta. Ho fatto dei calcoli matematici per affermare che i soldi ritrovati nel controsoffitto della casa della Persi non provengono solo dal lavoro. Non ho detto che quei soldi non sono frutto del lavoro. Ho detto solo che non li ha guadagnati negli ultimi 10 mesi, magari sono frutto del lavoro svolto negli anni precedenti. Nino si è espressa inoltre sull'ultima intervista rilasciata da Fabrizio a Maurizio Costanzo e, soprattutto, sulle dichiarazioni rese dal suo ex a proposito del suo ruolo di madre. Credo che in quelle dichiarazioni lui abbia descritto se stesso. Parlava di una persona vuota, malata, di qualcuno che ha bisogno di farsi curare. Ho sempre cercato Fabrizio per il bene di Carlos. Lui si sente un fallito per avermi sposato. Io, invece, mi sento una regina ad aver sposato lui perché mi ha regalato un bambino meraviglioso. Nonostante tutte le accuse che ci siamo fatti, io non gli porto alcun rancore. Non so perché lui voglia mettermi sempre in cattiva luce come madre. Credo che non sappia bene che tipo di mamma io sia. Le sue dichiarazioni sono tristi. Carlos ha 14 anni, ci vuole bene e ci vede come i suoi eroi. Chi se ne frega.